Corriere! Pacco! Pacco! Sì? Che è questo pacco? È enorme, è rose! Non sai che non lo so, cioè non aspettavo niente io. Secondo me non è mio. Ma che cavolo! Ah, ma è la nuova Bonero! No, questa qui oggi la testo per bene. Amico, vengo anch'io, eh! Ragazzi, eccoci. 24/7, guarda qua. È bella ciotta sta bici, Albi. Questa è la nuova Rose Bonero. Nuovissima bici Rose Hardtail. Quindi solo ammortizzatore anteriore. Non ha l'ammortizzatore posteriore, quindi rigida. E voi direte, quindi bici per pedalare? Eh no, questa è un'aggressive Hardtail. Cosa vuol dire? La vedi che è aggressiva? È una bici che proprio vi serve per divertirvi in qualsiasi situazione. Ovviamente non per lo scassato estremo, perché avendo solo un ammortizzatore devi essere abile a guidare. Però ragazzi, è perfetta per i trail dove stiamo andando oggi, i classici trail dell'Indubrianza, che sono trail naturali, un po' flow, qualche saltino. Ragazzi, il vantaggio di questa bici, l'avete visto nel titolo, è che ha un prezzo veramente irrisorio. Parte da 1500 euro, io non ho neanche il montaggio top, cioè il montaggio intermedio a 1800, con già sulla Pike, ragazzi, e registrare telescopico, bro, registrare telescopico, poi due freni. Ruote 29 alla M in su, la taglia XS e S invece hanno 27 e mezzo. Ma il telaio, ragazzi, è quello che lo contraddistingue, ma ne parleremo più avanti quando arriviamo poi nel nostro bel enduro in Brianza. Pensate, ragazzi, che Rose ha detto che questa è la bici più veloce e bella che hanno mai fatto. Sono molto curioso perché non ho mai provato un Hardtail per girare in discesa. Quindi adesso andremo prima a girare appunto nei boschi della Brianza e poi, chiaramente, però, siccome bici rigida, leggera da muovere, qualche tricchettino al park per in forza. Dirt jump. Oggi proprio, ragazzi, non avevamo voglia di portarci in giro la camera grossa, pesante. Siamo attaccati in testa alla nuova telecamera modulare Insta360, Insta360 One RS, in questo momento montata col modulo 360 appunto, e con i nuovi microfoni che hanno reso l'audio molto più crisp. Quindi finalmente si può vloggare tranquillamente senza sbattimenti, ragazzi. 24/7 fast drive, 24/7 fast drive, 24/7 fast drive. Fast life, esatto, ogni volta che la ruota avanti si alza da terra, 24/7 fast life. Questa bici la voglia rendere una slope duro barra slash wheelie bike. Devi passare il cavo davanti dentro per fare i bar spin e tail whip e manubrio più alto con un po' di colorini belli industrinaia. Chiaramente io vi devo chiedere un piccolo contributo. Se questo video lo facciamo arrivare almeno 20.000 like easy, 20.000 like easy, ragazzi, facciamo wheelie, la wheelie duro bike. Eccolo, ragazzi, questo qua ve lo ricordate, è il bel bambino trail, quello che abbiamo costruito l'anno scorso, praticamente 3 giorni intensi di lavoro dove ovviamente quel bastardo non c'era. Questo primo kick è demolito, qua sembra abbastanza pulito, ma la hip è messa bene, anche con la curva lì dopo. Oggi deve essere molto simpatico questo trail, devo essere sincero. Oggi, ragazzi, c'è un terreno proprio... questo 120% di umidità. Ci facciamo un giretto su il bel bambino, frutterò, siccome adesso c'ho su la... One RS, adesso metto giù la Go 2 qui e proverò a filmare un bel saltino con la Go 2. E l'arboreto intanto farà la chicken line che abbiamo creato, questa S. Oggi è molto molto muddy e slippery, ragazzi. Oh shit! Madonna, cosa cazzo si va giù forte! Dai, che è tuo! È bello però quando vai giù così, sì, eh! Sì, ma... cioè, proprio...
prima di farvi vedere gli altri tre che hanno costruito, ragazzi, perché dopo il mio video si sono dati da fare, qualcuno finalmente si è mosso e ha costruito dei saltini qua in Brianza. Vi volevo parlare appunto della telecamera Insta360 One RS. Sto filmando in questo momento con la nuova lente 4K Boost. Oltre a questo obiettivo, come avete visto inizio video, c'è il modulo 360, proprio perché questa è la telecamera modulare di Insta360 che avevo utilizzato nel video di Madeira, ragazzi. Perché la sto utilizzando adesso? Perché, ragazzi, a Madeira i due filmer che c'erano là se le sono portate a casa loro e non me ne hanno lasciata neanche una. Quindi ho detto a Insta360: me ne potete inviare una? L'altro giorno mi è arrivata. Dentro la scatola, chiaramente, oltre ai moduli e la batteria, trovate gli accessori fondamentali come tutte le action cam. In più mi hanno inviato il bike kit con dentro appunto un sacco di attacchi. Per star leggeri, ragazzi, ci siamo portati solo cesti e bastone allungabile. Tira. Arrivi, lo trovi per terra e dici: prendi, vai. Gli accessori sono molto piccoli e soprattutto, avendo la lente intercambiabile, mi mettete in tasca, come ho fatto io, la lente 360, e quando volete filmare con la lente 4K, filmate con la lente 4K. E invece quando volete fare riprese 360, appunto, switchate il modulo. Ehi amico, questa telecamera è pazzesca, poi guarda che bastone, si allunga almeno 1,20 m, ma poi c'è anche la cesti, è fantastica, te la metti addosso e... Oh mio Dio, ma questa bici è fantastica, si adatta a tutte le situazioni, come la telecamera, cazzo. Direttamente dalla cesti adesso proviamo un nuovo trail che hanno costruito i ragazzi qua in Brianza, davanti il Nev. Oh, oh shit, Nev è proprio... Guardali qua. Oggi... Oh, liberi. Oh. Sei pronto per farti pervadere dallo spirito del freeride? Freeride! Attenzione, arriverò in fondo alla discesa? Chi lo sa? Freeride! Il freeride più lento della storia! Fatto! Comunque, raga, si sono dati da fare qua, perché qui hanno fatto step up, kick 1, poi qui si divide la linea, curva a sinistra che dà su step down e poi si frena, oppure la linea che abbiamo fatto noi che ha curva e step upino in fondo. Secondo me lo step upino in fondo è trickabile. Adesso infatti Alboreto ci filmerà un po' appunto col bastone di Insta360 e magari azzardiamo un 360 con l'arpeggio. Sai che cosa? La bici è agile, però sente che c'è sui 29. Cioè, pensavo di essere... Ho detto, vabbè, c'ho ancora tempo. Invece mi è tarata la ruota dietro e ho tappato. No, aver preso una taglia S con 27,5 forse mi avrebbe aiutato. Se vi stesse chiedendo la differenza tra un cross country e una bici del genere, cioè un hardtail tipo un po' aggressivo, un po' freeride, è proprio la forma del telaio, perché hai l'angolo di sterzo molto più aperto, quindi non ti capotti avanti quando hai anche buchi o pezzi ripidi. E poi la forma del telaio dietro, vedete che assomiglia un po' a una bici da dirt. È molto bassa dietro, mentre le bici da cross country sono alte, proprio perché rimane più facile a pedalare. Invece così, quando siete in discesa, potete proprio fare bene il fuorisella. E quando fate bunny hop, salti, eccetera, eccetera, non vi dà fastidio, non vi tira il calcio in culo la sella. Per adesso dal bosco della Brianza è tutto, ci trasferiamo direttamente in parco. Oh. Oh. Ragazzi, trasferiti al Monza Pizza Bike Park. Barumi, abbiamo cambiato giorno, abbiamo cambiato magliette. No, era quasi finita la giornata, quindi abbiamo detto aspettiamo il giorno dopo per finire bene di provare la nostra Bunero. L'abbiamo testata nel suo habitat naturale, che è il bosco. È da testare ovviamente sui salti qua al Monza Pizza. Ma prima di testarla andiamo a insegnare un po' l'Alboreto a fare due o tre mosse di trial sui gradoni. Even though we got no money, for sure it's all funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna. Allora ragazzi, l'Alboreto non ha mai fatto niente di trial. No, gli facciamo fare saltare giù a ruote pari, gradone, gradone. Dai, dai! Ehi, dai, dai! Madonna! Non è proprio trial perché non sei fermo. Adesso l'Alboreto proverà invece a fare sulla ruota davanti, frena col davanti, si impunta e mette sul dietro. Ma che cazzo, non ti è salita la ruota davanti? Parola, ci devi credere, ci devi credere. Tu sei Danny Mac, tu sei Danny Mac, tu sei Danny Mac, tu sei Danny Mac. Oh, anche lì Albi, anche lì. No,
No! Ma è più basso! Comunque, ragazzi, ridendo e scherzando? Ma non è vero che sono io, Danny. Ehi, il colore dei capelli è lo stesso, che vabbè, eh. Il colore del pelo. Ah! L'ho filmato, l'ho filmato, l'ho filmato! Allora, avendo filmato in due diversi giorni, ho già montato la prima parte dei video. Quindi ho visto che la ripresa che in realtà mi fa più impazzire di questa nuova Insta360 One RS è la Chesty, ragazzi. In genere non la uso mai la Chesty perché per fare i trick è un po' scomoda. Però devo dire che effettivamente è l'inquadratura che ieri nel bosco ho preferito, ragazzi. Poi la cosa che hanno fatto questo nuovo case, che veramente due secondi. So don't say. La prima volta che con una bici con le ruote grosse non faccio fatica a passare i panettoni là in pump track. Certo, con l'enduro comunque ti riescono a passare, ma ma perché lì è il doppio handicap, c'è anche l'ammo. Cioè l'ammo, qui non hai l'ammo, figa, schizzi via. Dai, va, fai fare un giro. Per testare la modalità slow-mo della Insta360 provo a fare tire slide sul panettoncino. Vi assicuro che con l'enduro non l'avrei mai fatto su questo salto. Ragazzi, il test decisivo è il solito delle bici. Rotazioni sul mulch. Se vengono alla prima vuol dire che la bici è facile da usare. Se no, succede come nel video che ho fatto 3-6 con la DH sul mulch grosso. Oh, oh. Vai, flip. Wow. Scenda lei, venga. Ora, se il sasso fa 3-6 alla prima sul mulch chiuso con la mia bici, cioè vuol dire, ragazzi, che è proprio facile. Ti sta dando dell'imbranato comunque. Ma porca! Questa qui la vendiamo, la buttiamo via e tu inizi a trickare solo. È più giusta su di te. Questa è troppo piccola. Questa è giusta. Primo a fare l'FMB World Tour con le 29, il sasso. Dalla facilità con cui si fanno questi trick qua, ragazzi, per favore raggiungiamo i 20.000 like come vi ho chiesto, perché io voglio rendere la slop duro per fare 3 bar tail whip. Secondo me si può fare 3 whip. Flip whip. Flip whip. Oh, se voi mi date la possibilità, schiacciate sto like. Ogni volta ci abbiamo più di 100.000 view. Sempre 10.000, 12.000 like. Cavolo, su 100.000 view non vi costa niente, è gratis, ragazzi. Supportate sti progetti. Dai, eh. Dai, chicco. Mini bunker online. Bunker, no? Online adesso. Ma io, ragazzi, per chiudere il video, si deve chiudere con l'alboreto. Che? Che? Fa le scale del Monza Pizza Bike Park. La pista nera del Monza Pizza, la pista segreta. Flow state stabilization. Per concludere questo video, ragazzi, che direi che si può definire versatile, perché abbiamo bici adatta a tutto, telecamera adatta a tutto praticamente, la Bonero più Insta360, andate ovunque, non vi serve più niente, ragazzi. Non avevo mai provato un arcade. No, di la verità. No, la verità, la verità. La verità, non la verità è che tu eri addirittura scettico su questo. No, video. Ero scettico perché ho detto che palle al tipo cross country. Invece al suo utilizzo, se la usate soprattutto in trail, cioè il bosco vicino a casa. Ma metti che uno gira anche sempre in posti dove non è scassato estremo e comunque vuole una bici che sia, che vada bene per far tutto, tipo uno magari va 2-3 volte a girare in pump track ogni tanto. Può usarla questa bici qua, inizia già a andare bene anche in pump track. Una bici che veramente la prendi fatta e finita ed è pronta all'uso. Costa pure poco, figa. Costa poco relativamente media, poco, dai. Perché comunque tenete conto che è comunque una bici gravity. Ringraziamo Insta360 che ha creato una telecamera pronta all'uso in qualsiasi situazione, sia 360 che invece modulo 4K. Con quei 4 gadget ti muovi, filmi qualsiasi cosa, tutto in tasca, eh. Tutto in tasca, ragazzi, veramente top. Questo aggiornamento della telecamera rispetto alla vecchia One R è migliorata parecchio la telecamera. Camera, spero che si sia visto in video e sentito. Chiaramente trovate sempre i link in descrizione e io controllerei se c'è qualche promozioncina magari in questo momento, qualche sconticino. Insta di solito lo fa, quindi male non fa. I 20.000 like, ragazzi, i 20.000 like. Willy Bike uguale 24/7, eh. 24/7, 24/7, 24/7, 24/7, ragazzi, 20.000.